Siamo Padre Gesù e Maria. Sempre il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, Padre Sono Regalissimi, ci riporta uno dei tre episodi di risurrezione, di miracoli di risurrezione operati da Gesù nel Vangelo. C'è questo, nostro figlio unico, madre vedova di Gesù, però come gesto di misericordia e di compassione verso questa povera donna, molto privata dell'unico figlio che aveva, essendo vedova. Poi c'è quello della figlia del sinagogo Giairo, famoso episodio quando Gesù la trovò morta e disse Talitacum, e la fece rialzare. E poi c'è il più famoso di tutti, che è la risurrezione di Lazzaro, morto già da 4 giorni, che Gesù richiamò in vita. Ma capite che i racconti di risurrezione sono l'attestato, uno degli attestati più forti a favore della divinità di Cristo, perché nessuno può chiamare un morto al cimitero se non ha l'autorità di Dio, perché far risuscitare un morto significa una cosa molto semplice, diciamo, dal punto di vista teorico, significa richiamare l'anima che è uscita dal corpo a rientrarci. Non è un'operazione semplice, insomma, perché per fare questo ci vuole colui che abbia la signoria sugli altri, che è Dio solo. Voi sapete che anche i santi a cui il Signore ha permesso di risuscitare morti, cioè sono stati dati nel corso della storia della Chiesa, è evidente che quando a fare un segno di questo genere è un attestato grandissimo di santità, perché nessuno può dire a un morto risorgi se Dio non accompagna questo atto con la sua potenza. Quindi, però, capite, la risurrezione che ha vissuto Gesù risorgendo dalla morte, e anche quella che attende noi alla fine della storia, è più grande di queste risurrezioni. Queste persone sono state risuscitate da Gesù nel senso di essere rianimate, ma poi sono morte. Lazzaro è morto, e questo giovanotto è morto, e la figlia di Giairo è morta. Invece, dice San Paolo, Gesù risorto dai morti, non muore più, perché la morte l'ha vinta. E la risurrezione che ci attende alla fine della storia segnerà la vittoria sulla morte. Riprenderemo il nostro corpo glorificato per non morire più e per vivere come Dio ci ha creati, anime e corpo, eternamente beati in cielo, sperando ovviamente che tutto vada per il verso giusto, perché poi dannati purtroppo avranno ben altro tipo di dolorosa risurrezione, ma oggi non parliamo di questo e non è il caso. Una parola soltanto sulla prima lettura. A volte quando uno ascolta bene queste letture di San Paolo, gli prendo un mezzo, come dire, coccolone, perché sente dire che il vescovo sia irreprensibile, non sposato una sola volta. Il vescovo sposato. E anche quando si parla dei diaconi, anche se oggi i diaconi permanenti esistono e sono sposati, dice non sposato una sola volta, allora uno comincia a agitarsi un po' e potrebbe pensare malamente, dice, ah, guarda la Chiesa, non fa sposare i vescovi e non fa sposare i preti, invece si potrebbe in teoria. Allora, qual è la corretta interpretazione di questi episodi? È molto più importante di quanto si pensi, no? Chiaramente la lettera a Timoteo è stata scritta intorno al 70-80 dopo Cristo, quindi siamo ancora agli albori della vita cristiana. Noi dobbiamo capire che fino a Gesù la verginità consacrata non semplicemente non c'era. Voi sapete che la Chiesa insegna che la prima persona che ha fatto un uso di verginità nella storia, sapete chi è? È stata la Madonna, la festa del 21 novembre. Allora immaginate Gesù, i 12 apostoli, erano tutti quanti singoli secondo voi? No, San Pietro sappiamo con certezza che c'era la moglie, perché nel Vangelo Gesù gli guarisce la suocera, quindi sicuramente San Pietro c'era la moglie, e molti altri apostoli sappiamo con certezza che c'erano la moglie. Gesù chiese a loro di lasciare la moglie, non nel senso di non vederla più, ma di farsi dare il permesso di dargli una mano per la loro missione apostolica, quindi per un certo periodo. Quindi che cosa significa questa attenzione? Perché poi all'ultima cena San Pietro è stato ordinato vescovo da Gesù, capite? Era il capo della Chiesa e c'aveva la moglie. Quindi capite bene, se avere la moglie rendesse nulla l'ordinazione sacerdotale, sarebbe stato un problema. Mi seguite, no? Quindi l'essere sposati non rende nulla l'ordinazione sacerdotale o episcopale. Il problema è che la Chiesa, finito il primo periodo, quindi quando cominciò anche a comprendere il valore della verginità consacrata, si fece questa domanda: ma per adempiere bene alla missione apostolica di sacerdote e ancora più di vescovo,
cosa sarebbe meglio, che una persona ci avesse la moglie oppure no? E come hanno fatto a risolvere questo problema? Una cosa molto semplice. Gesù la moglie ce l'aveva oppure no? Ce l'aveva? No. Perché non ce l'aveva? Perché doveva essere tutto della sua missione di portare il Vangelo e di redimere l'umanità. E quindi, molto presto, la Chiesa comincia a dire sì, in teoria non è proibito, d'accordo? E non è invalido il sacramento dato da una persona sposata, però in pratica si chiede alle persone che accettano l'ordine sacro di promettere il celibato per invidiare perfettamente Gesù. E così è stato. Ci sono tante cose nella Chiesa Cattolica che sono maturate nel corso del tempo, capite? Pensiamo ad esempio a questa cattedrale, questa è stata fatta nell'anno 1100. Domanda, i primi cristiani, secondo voi, a Gerusalemme e a Roma, c'erano cattedrali di questo genere? Sì o no? No. Dove la celebrava l'Eucaristia? Dentro le case, dove capitava? Era valida o non era valida l'Eucaristia, secondo voi? Era valida. Ma dove mai la celebrava l'Eucaristia? Su un tavolino dentro una casa o dentro una chiesa consacrata così bella? Dentro una chiesa consacrata così bella, lo capite che noi dobbiamo fare molta attenzione, perché la Chiesa, quest'anno vedremo anche di parlare un pochino anche nel conto di catechismo, in 2000 anni di storia è cresciuta, cioè non dobbiamo sempre guardare la Chiesa come l'uomo, ci sono tanti problemi, tante cose che non vanno, ma la comprensione del mistero di Dio cresce, per questo che nella Chiesa c'è un magistero che nel corso degli anni, man mano che si ponevano alcune questioni, dice attenzione, questo è vero e questo è falso, questo è bene e questo è male, questo è meglio e questo è peggio, capite? Quindi dopo 20 secoli di storia, con 21 concili ecumenici alle spalle, 266 anni, la Chiesa oggi sta messa un po' meglio di come stava messa 2000 anni fa. Certo, gli apostoli sono degli eroi, San Paolo era un eroe, quindi avevano uno zelo, una fede assolutamente ammirabile, ma la conoscenza del mistero, la comprensione dei dogmi e la crescita della disciplina nella Chiesa è migliore oggi. Quindi non dobbiamo scandalizzarci se noi troviamo una scrittura o in alcune prassi antiche delle consuetudini diverse dalle attuali. Né per questo dobbiamo dire che la Chiesa si sbaglia a fare tante cose. La Chiesa non si sbaglia, la Chiesa nel tempo capisce meglio come devono essere fatte le cose e adegua la propria disciplina a quello che capisce meglio. Spero di essere stato chiaro, insomma, questo è un problema molto molto attuale e molto importante anche di corretta comprensione dei misteri e per ben vivere nella Chiesa e con la Chiesa. Bene, vediamo Maria Santissima che ci aiuti, a luce di questa riflessione, a ringraziare il Signore per il dono della Chiesa, ad amare la Chiesa, a pregare per la santità della Chiesa, per gli uomini di Chiesa, per coloro che hanno il compito Vescovi di guidarla, di condurla, siamo sempre illuminati dallo Spirito Santo e capaci, come San Paolo diceva, di agire sempre per la edificazione del popolo di Dio e per la massima gloria di Dio stesso. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.